Rockrider XC 900. Top di gamma di Rockrider si presenta con una versione completamente in carbonio, con forcella RockShox Reba, con esclusivo lockout molto funzionale. È un brevetto Rockrider bloccato e sbloccato. Monta uno SRAM Eagle GX con 50 denti posteriore e 34 anteriore. Telaio garantito 5 anni, quindi una bella garanzia dalla casa Rockrider. Perno passante anteriore e perno passante al posteriore. Movimento centrale press fit, bellissimo esclusivo questo collarino integrato, reggisella in carbonio, sella comoda e anatomica, manopole con lockout con la vite, però ricordatevi di serrarle perché io ad esempio non mi sono ricordato di serrarle. Comando cambio Eagle molto performante. Freni SRAM Level T. La forcella è una RockShox ad aria da 100 mm, molto performante. Monta dei cerchi Mavic Crossmax molto leggeri. Monta dei copertoni Hutchinson Cobra, però in questo periodo sono molto scivolosi, quindi diciamo che per l'utilizzo invernale è meglio mettere su dei copertoni con dei tacchetti più alti e più radi. Ha già la predisposizione tubeless, quindi abbiamo già la valvola tubeless. Esistono tre taglie disponibili, ML e XL. Io sono alto 1,75 e mi hanno consigliato una L perché da 1,75 parte la taglia L. Infatti mi trovo bene sulla taglia L. Di solito uso la M, quindi da 1,75 in su vi consiglio una taglia L. Peso dichiarato taglia L 10,60 kg. Sono molto generosi perché l'ho pesata e pesa 10,56 kg. Il cambio SRAM GX è veramente performante, molto preciso e molto veloce. La corona anteriore monta un X-Sync 2, praticamente evita l'uscita della catena nelle condizioni più estreme. È già dotato di falsa maglia. L'unica cosa che non mi è piaciuto tantissimo su questa bici sono i freni, che sono un po' spugnosi, cioè non sono molto potenti. Quindi diciamo, se vogliamo fare degli upgrade su questa bicicletta, io cambierei subito i freni e le gomme. Del resto mi sembra una bici perfetta, a un prezzo veramente aggressivo di solo 1.599. Questo telaio è dotato di fuori il passaggio interno dei cavi per montare eventualmente il cambio elettronico. Questa bici monta le ruote da 27,5, però è possibile richiedere le ruote da 29. Per fare XC sicuramente sono meglio, più performanti rispetto alle 27,5. Però a me piace tantissimo la 27,5 perché è più divertente e molto più scattante. Direi che è una bici pronta a gara, quindi praticamente possiamo fare solo quegli upgrade che ho detto prima, eventualmente, ma diciamo che la bici è già pronta per partecipare alle gare. La bici sotto sopra ha una protezione in plastica che protegge il carbonio. Qui c'è il numero di serie. L'unica cosa che non mi piace è questo cavo che è vicino alla gomma, quindi se uno monta una gomma più larga rischia di strappare il cavo. Magari se mettevano un'altra fascetta in questa zona era meglio, e teneva il cavo così. Allora, valutazione da 1 a 10 gli do 8 perché diciamo che i freni non mi sono molto piaciuti, non sono molto potenti, non sono aggressivi. In più diciamo che la sella dopo un po' è un po' scomoda, quindi diciamo che questi due fattori danno questo voto di 8. Però diciamo che nel complesso la bici a questo prezzo è difficile trovare un concorrente che offre la stessa componentistica. Sale veloce, le gomme chiaramente scivolano perché hanno pochissimo grip. Wow! E si rischia anche di cadere. Come vedete, le gomme in questo periodo di bagnato sono molto scivolose e non sono riuscito a fare questa salita. Proviamo in discesa, ricordiamoci di sbloccare le forcelle. Veramente scivoloso. Wow, com'è ripida. No, è leggerissima, ragazzi. Una figata. Oh, la pressione. Chiaramente se si cammina nell'erba ha più grip. Sì, sì, molto divertente. Cambio. Accidenti. Come da via. Il cambio è molto preciso, non sbaglia un colpo, fantastico. È molto rigido il telaio, molto performante. Qui adesso ho una leggera salita. Adesso la salita è un po' più impegnativa, provo a bloccare la forcella
Sì, migliore, rende meglio a bloccare la forcella. Oh, come da via. Finalmente un po' di sole. È una settimana che piove da noi, è tutto infangato. Ne ho approfittato di fare questa uscita subito. Cambio veramente preciso. Adesso sono in una salita abbastanza ripida, ancora non sto utilizzando il 50, però io ho pochissimo allenamento, quindi mi sa che adesso lo metto. Wow. Ok, dai, diciamo che si va su abbastanza bene, calma, devo far riposare il cuore, però dai, si va. Mi sono dimenticato di bloccare la forcella. Ok, ok, adesso si va ancora meglio. Vediamo come si comporta in discesa. Forcella libera, ricordatevelo. Sì, segreto, cercare di tenere la sella stretta con le gambe. Poi la bici mi segue ovunque. E adesso, dopo la discesa, c'è la salita. Diciamo che in discesa, come ripeto, i freni non mi danno tanto fiducia a mollare, però queste gomme su questo tipo di terreno con i sassi ha abbastanza tenuta, solo nel fango diventa instabile. Io che sono poco allenato metterei su un 32 davanti. Sì, mi serve un qualcosina in più. Sì, ora sono col 50, ma avverto proprio che ho bisogno di due denti in meno davanti nella corona. Veramente rigido il telaio. Hop. Divertente. Come sono fatto io, avrei messo un manubrio più largo per il mio tipo di guida. Però diciamo che per l'XC credo che sia perfetto quello di serie. Riesci a spingere bene in salita senza problemi. Ah, che giornata che ho trovato oggi. Wow. Diciamo che lo SRAM Eagle fa un po' più rumore sugli ultimi rapporti, ma è normale perché la catena è molto intraversata, quindi diciamo che non lo consideriamo un difetto. Adesso voglio vedere se riesco a rifare questa salita senza scivolare, ma le gomme mi sa che non mi danno grip. Vediamo. La vedo male. Sì, dai. Ok. Nell'erba ha più grip queste gomme, quindi riesco a fare anche la salita estrema. La forcella Reba funziona veramente bene, però mi raccomando, tarate bene la forcella in base al vostro peso, perché è molto importante, in più sarete più performanti. Wow, saremo fighetti, Riccione? Wow, figo!